sono molto lieto di partecipare a questa intervista. Abbiamo iniziato questo congresso parlando di approcci diagnostici innovativi, il cui sviluppatore qui con me, che è il professor Claudio Sotto dell'Università del Texas. Questi approcci permetteranno di rilevare all'interno di tessuti periferici dei biomarcatori che sono specifici per determinati tipi di demenza, e questo consentirà a noi in futuro di poter diagnosticare queste malattie in fasi precoci senza dover aspettare gli esiti autoptici, e quindi poter avere un trattamento di queste malattie molto precoci, quindi con un'efficacia effettivamente di questa terapia molto maggiore rispetto attualmente, dove la terapia viene data solo quando il paziente ha già dei sintomi e quindi nel cervello si sono già accumulati dei danni che sono ormai irreversibili. We work with these neurodegenerative diseases that are some of the diseases that affect in the very large manner the quality of life of people. These diseases don't have any treatment, and the way that we think that this can be improved is by detecting early on the process of the disease before the damage in the brain has occurred. Because when this happens, it's kind of irreversible. It's going to be very difficult to treat patients at that time. So we have developed these technologies that can actually tell people that in the way to develop the disease, perhaps decades before. And at that time, it's probably the right moment to intervene and perhaps, you know, eradicate these diseases like Alzheimer's, Parkinson's, that are devastating our society.